Allora, la maledizione da Rozzini continua, è pesante, va avanti, i risultati non arrivano. È un autogol abbastanza così sfortunato, perché la palla non si è appena entrata a una loro. Però la squadra ha palesato, soprattutto nel primo tempo, molta difficoltà a costruire, c'è molta lentezza nella costruzione del gioco. E quindi ho visto che tu, Piotr, ti sei arrabbiato, ma la palla in orizzontale non andava mai avanti. Quindi questo è un aspetto, La quello palla in che verticale. tu, in verticale, scusa. No, palla orizzontale no, non va mai in verticale. Certo. Quindi l'aspetto, secondo me, fondamentale di una squadra che non riesce mai a verticalizzare e a dare palla in profondità. Allora, non riesce mai, no. Diciamo che purtroppo il primo tempo è andato sulla falsariga di questo. Non mi capacitavo perché comunque c'erano gli spazi, abbiamo iniziato anche bene, poi la squadra piano piano si è allungata. Non riusciva ad andare in verticale facendo male, anzi, al contrario, più passava il tempo, più si allungava e pagava il non possesso. Abbiamo perso molti duelli, abbiamo perso molti contrasti. Fortunatamente non è successo niente nel primo tempo, nel secondo tempo la squadra invece è andata a capo più giusto. Peccato aver preso così, perché poi c'è anche il palo precedente. Due situazioni del Subirò, però sappiamo che Subirò è bravo a ripartire e abbiamo sofferto queste cose qua. Dobbiamo essere più bravi, dobbiamo essere più incisivi, dobbiamo dare di più nel uno contro uno, nella capacità di essere così presenti come poi. Per questo non posso dire altro che il secondo tempo è stato comunque all'altezza. Dispiace per l'ennesima volta, per quando si fa il risultato come la squadra vorrebbe, come vorremmo tutti. Pensavo fosse una cosa psicologica, però allo stesso modo il secondo tempo la squadra ha avuto una buona reazione e quindi bisogna assolutamente pensare a questo. Ferrari. Buonasera mister, infatti vorrei partire da quello, gli aspetti positivi, che cosa si porta dietro di positivo dopo questa partita. Chiaramente c'è dispiacere in più o meno dopo i 10-15 minuti del secondo tempo la Cremona è stata tutta nell'area del Sutilo, ed è mancato la zampata vincente in quell'occasione. Poi volevo solamente chiedere se ha rivisto anche il gol Sì, subito, se come lo valuta, se c'è un errore anche da parte del gol è portiere. evitabile, il palo pochi minuti prima è evitabile, però come succede sempre quando una squadra fa un'occasione, fa un gol, c'è sempre del proprio della squadra che subisce. Quindi al di là dell'autorete eravamo in superiorità numerica, potevamo fare meglio. Cosa di buono posso portare a casa? Il secondo tempo e la reazione, quindi sotto l'aspetto psicologico c'è stata una risposta in questo senso. E ripeto, mi dispiace perché non c'è un ambiente ostile perché questo possa essere condizionante, anzi è un piacere vedere la gente come è attaccata alla squadra. Alla fine ci pigliamo i fischi, come giusto che sia, perché comunque non si è ancora vinto qua e quindi mi dispiace. Bisogna fare assolutamente meglio in questo senso, però invito sempre i tifosi a mantenere quello che stanno mantenendo durante la partita perché comunque è un ambiente eccezionale per giocare in casa. Sarà una partita ovviamente molto chiusa, conosciamo bene Bisoli, anche molte uno contro uno, molte marcature uomo. In queste partite gli episodi fanno la differenza. L'episodio del gol annullato alla Cremonese resta abbastanza inspiegabile. Ti chiedo se l'hai visto, come l'hai visto e un po' anche come non l'ha rivisto l'arbitro. Fuori Sul gol non è caricato sul portiere? gioco. Ma il gol quello convalidato? No, No, quello cioè, che no, annullato di Ocrex. No, fuori gioco. Ah, c'è un fuori gioco. Sì. Quindi Sulla ribattuta del palo. Ah, scusate, no, no, era il nostro? sì. No, non l'ho visto, non l'ho visto questo, scusate, Cioè, qualche giocatore ha detto qualcosa perché non no. si è capito No, ho il motivo parlato al con quei vice. ragazzi, ho dato 5 a tutti, ho fatto i complimenti alla fine perché comunque la reazione del secondo tempo a me è piaciuta. L'episodio nostro, a nostro favore, non l'ho visto. Buonasera, mister. Buonasera. Iniziato la carriera sul mister allenatore sul Succhio, che effetto fa vedere appunto andare in Serie B, che è uno degli obiettivi quando lei
come per resto la squadra nel secondo tempo ha cercato di fare, è normale che resti fiato. Però nonostante il gol all'82esimo, 83esimo, quello che è stato, devo dire che eravamo anche in superiorità numerica nel momento in cui abbiamo subito gol e quindi si poteva fare sicuramente meglio. Affrontare il tiro per me è un ritorno a quello che tanti anni fa rappresenta il calcio professionistico nel mio ruolo, quindi ho affetti o amicizie ancora che mi legano al territorio. Chiudiamo con Bernaccia, grazie. Sì, mister, buonasera, io voglio chiedere due aspetti su due singoli. Il primo è Zanimacchia, è impiegato diciamo sulla fascia piede debole, e chiedo se è stato vincendo il suo ruolo, visto che lo vedo un pochino in difficoltà soprattutto nell'ultimo passaggio, nell'ultima giocata. E la seconda domanda invece su Okereke, sembrava un giocatore comunque che stesse creando delle buone situazioni, e chiedo un motivo del cambio. Grazie. Allora, per quanto riguarda Okereke, ci mancava un giocatore che giocasse tra le linee, con la capacità di realizzare di poter andare a fare anche un contro uno, e quindi ecco perché buona aiuto la mezzala e lo spostamento di basket del centrale. Okereke ha perso parecchi palloni nel palleggio, quindi concedeva la potenzialità la potenziale ripartenza al support, e quindi il cambio è questo. Zanimacchia ritorno a dire quello che ho detto della squadra, lo dico anche per lui. Primo tempo involuto, con pochi spunti, secondo tempo invece ha fatto vedere tutti i passi fa. È chiaro che a piedi invertito può andare a tiro, può andare a contusione,